Buonasera ragazzi, buonasera, ben ritrovati sul mio canale. Allora, finita Spezia Inter, un'altra grande vittoria dell'Inter, una vittoria importantissima per consolidare quello che è stato detto l'altra volta, ovvero che comunque l'Inter, era tornata e sta iniziando a fare di nuovo quel bel gioco che ricordavamo. E oggi, per l'appunto, comunque l'Inter non mi ha deluso, ha fatto una gran prestazione. E, a parte comunque poi il gol subito sulla fase finale poi della partita, appunto da parte segnato da Maggiore, giocatore dello Spezia. Ma a parte questo, comunque ho visto un Inter che ha giocato una gran partita. E lo Spezia, secondo me, non era da sottovalutare, perché comunque ormai, come dico sempre nei miei video, queste ultime partite sono tutte fondamentali, quindi deve essere importante prendere con decisione tutte queste partite. E ormai siamo quasi alla fine. Adesso ci sarà la partita contro il Milan in Coppa Italia, che può essere sicuramente fondamentale anche per lo scudetto, visto che comunque chi vincerà tra le due, oltre a comunque ad andare in finale di Coppa Italia, potrà avere sicuramente una dose di fiducia poi per quanto riguarda il finale di stagione. Ma a parte questo, parliamo di oggi. Ho visto i giocatori dell'Inter che hanno giocato un'ottima gara, un grande Brozovic, Lautaro che è poi entrato dalla panchina, ha fatto un gran bel gol e un assist, Sanchez che è andato in gol, e forse mi ha deluso soltanto un po' Correa, perché non ha segnato. Ma a parte questo, comunque anche lui ha fatto comunque una partita abbastanza sufficiente. E comunque, ripeto, mi dispiace perché vorrei che anche lui segnasse, ma purtroppo non riesce a trovare ancora una volta il gol. Ma a parte questo, ripeto, ormai è fondamentale che l'Inter vinca tutte queste partite da qui poi al finale di stagione. E adesso, tra l'altro, in campionato ci aspetta una partita difficile, che è quella contro la Roma. E poi, a parte quella, penso siano delle partite abbastanza gestibili. E adesso dovrà anche giocare stasera il Milan contro il Genoa, anche se comunque non penso che il Milan possa fare un passo falso, appunto, contro la squadra, una squadra come il Genoa, che comunque momentaneamente ha varie difficoltà. E per l'appunto poi si dovrà anche recuperare la partita contro il Bologna, questa volta ormai è stata decisa che la partita si recupererà e verrà giocata il 27 aprile. E a parte questo, ripeto, ho visto una grande Inter, sul gol Handanovic non poteva farci nulla, peccato perché comunque abbiamo sbagliato anche tante occasioni. L'Inter ha sbagliato tantissime occasioni e poteva sicuramente fare ancora più gol. E tra l'altro poi quando anche lo Spezia ha segnato, ho visto l'Inter che si era alzata veramente subito, dopo appunto aver subito il gol. Non ha commesso l'errore magari di continuare a difendersi, ma ha cercato comunque di segnare appunto un ipotetico terzo gol, e poi ci è riuscito appunto nel finale con Sanchez, e anche lui alla fine ha fatto il suo, sicuramente molto più impattante in partita rispetto a Correa. È entrato anche lui molto deciso in partita, e a parte questo, secondo me, come dico sempre, Sanchez è anche un gran bel giocatore. Che ci ha spesso e volentieri aiutato, ma secondo me uno di quelli che oggi è stato più decisivo in partita, a parte comunque tralasciando stare il solito Perisic che fa un grande assist, il solito Brozovic che fa una grande partita, tantissima corsa anche lui, ma secondo me colui che oggi è stato veramente fondamentale in questa vittoria è sicuramente Lautaro Martinez, che entra, fa un gran bel gol con un tocco di esterno, e poi fa anche un assist appunto per Sanchez. E detto questo, comunque poi ha fatto davvero, è entrato in gara con tanta decisione e si è visto comunque il risultato poi alla fine.
di un Inter che, ripeto, deve continuare a vincere, deve continuare a giocare in questo modo, e per comunque aspettarsi un finale di stagione sicuramente difficile, perché non sarà facile comunque andare a vincere di lunghezza contro le altre, ossia Napoli e Milan, mettiamoci anche la Juve. E purtroppo quei bonus che magari ci siamo giocati durante la stagione con vari errorini in tante partite possono anche far male. Detto questo, ragazzi, spero comunque che adesso in Coppa Italia l'Inter possa giocare un'ottima partita. Ripeto, sarà fondamentale vincere contro il Milan, perché può darci una grande dose di fiducia. E detto ciò, comunque veramente spero anche di vedere in campo anche Gosens, che oggi purtroppo non è entrato, ma come ho detto anche nei video precedenti, con un Perisic che gioca in questo modo è davvero difficile, che comunque Gosens in questo momento, tralasciando il fatto che siamo anche in un finale di stagione in cui magari fare anche delle prove può anche risultare svantaggioso anche per Inzaghi. Inzaghi ha deciso così di mettere Perisic e alla fine è andata anche bene. Detto questo, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al mio canale, lasciare un bel mi piace, un commento e ci vediamo nel prossimo video.